Lo scorso 8 aprile, all'età di 84 anni, è morto a Sarajevo il generale Jovan Divjak. Di origine serba, Divjak, durante la guerra in Bosnia degli anni 90, disobbedì agli ordini dell'esercito jugoslavo di cui era ufficiale e decise di difendere la città di Sarajevo e i suoi abitanti oltre ogni divisione etnica e religiosa. Amato e stimato, per tutti è stato lo zio Jovo, simbolo della resistenza alla distruzione della Bosnia-Erzegovina. I giovani di Valsamoggia, partiti nel settembre 2019 insieme alla ONLUS Nema Problema per la Bosnia, hanno avuto il privilegio di conoscere il generale Divjak e di conoscere la realtà di Obrazovanie gradi BiH, ovvero l'istruzione costruisce la Bosnia, associazione da lui fondata nel 94, che difende il diritto all'istruzione offrendo borse di studio a studentesse e studenti bosniaci. Grazie a questa associazione, oltre 50.000 tra orfani di guerra, figli di veterani, famiglie povere e rom hanno avuto la possibilità di studiare e proseguire il proprio percorso accademico. Oggi, 25 aprile, in un mondo in cui xenofobia, nazionalismo e conflitti etnici continuano ad affliggere milioni di persone, promuovere nelle scuole l'educazione alla pace, all'uguaglianza e alla parità dei diritti è la prima forma di resistenza contro l'individualismo e l'indifferenza sistemica. La crescente intolleranza per le diversità rende necessario lavorare sulla scuola e nel diritto allo studio per costruire sensibilità e mantenere viva la memoria, affinché, nel tempo di chi sopravvive, ciò che è stato non si ripeta più.